Quattro anni fa, in via Brambilla, alla periferia nord della città di Milano, nasceva tra lo scetticismo generale la Casa della Carità, che oggi è uno dei punti di riferimento per il quartiere e per l'intera città. A buon diritto, dunque, Don Virginio Colmeni e i suoi collaboratori hanno voluto festeggiare il quarto compleanno. Vediamo assieme. Una casa per accogliere, ma anche che promuove la cultura del dialogo. Una casa per bambini, famiglie e anziani. Non c'è forse modo migliore per festeggiare il quarto anno di vita e di attività della Fondazione Casa della Carità, Angelo Abriani, dal nome del generoso benefattore, che tracciare un bilancio di questi intensi anni di lavoro, che hanno visto passare dai luminosi locali e dagli alloggi famiglia della casa 1066 persone, di 81 nazionalità diverse, per la maggioranza uomini, stranieri, giovani, e tanti rom che qui hanno trovato rifugio dopo gli sgomberi dei campi cittadini, ultimo quello di San Dionigi. Non per assistenzialismo, ma per creare uno spazio concreto di inclusione sociale. Tanto che se ne è accorto anche il quartiere Adriano a Crescenzago, i cui abitanti all'inizio erano dubbiosi sulla presenza della casa. Che invece si è rivelata ciò che voleva il cardinale Martini e che anche il cardinale Tettamanzi, promuovendola con entusiasmo, ha definito nata da un gesto di autentico amore e prima ancora di genuina giustizia. È un pezzo di coesione sociale, è una sfida. Di solito si pensa che questi luoghi creano paura, se si lavora bene, con una grande idealità e con una grande competenza, ma anche con la quotidianità, il quartiere avverte che si può rispondere al disagio. E se questa è la dimensione locale, che più non si può, il quartiere, non mancano naturalmente le sinergie internazionali. È un dato qualificante, significativo, noi lo sosteniamo. Questo per sfatare anche l'idea che chi opera qui vuole il disagio, no? Noi non vogliamo i campi nomadi, vogliamo costruire degli accompagnamenti seri di rientro, ridando speranza di ritornare sul territorio, in un grande spirito di collaborazione. Parliamo ora di immigrazione, con particolare riferimento al tema dell'educazione e della trasmissione dei valori. Ne parla il servizio che stiamo per vedere assieme. La famiglia immigrata, che oltre al paese di origine, alle radici, perde spesso anche molte altre coordinate fondamentali, come la fede. Per questo interrogarsi sulla trasmissione dei valori religiosi nelle famiglie cattoliche immigrate è importante in una prospettiva di analisi del presente, ma anche del domani. Così come fa l'interessante volume di oltre 230 pagine, intitolato Valori senza confini, nato dalla collaborazione tra la pastorale dei migranti della diocesi e la fondazione ISMU. Ciò che ne emerge, così come anche nel convegno in cui ha dedicato proprio ad alcune testimonianze e riflessioni con le conclusioni del moderator Curi e Monsignor Gianni Zappa, è una fotografia tra luci e ombre, trasmissione intergenerazionale e tenuta, se così si può dire, del nucleo familiare, con note anche belle e positive. Lei ha portato la sua testimonianza qui con i suoi figli, il suo marito. È difficile trasmettere la fede anche a dei bambini che sono nati qui? Sinceramente per noi non è una cosa difficile, perché se uno è convinta e se uno è così determinata a trasmettere una cosa importante nella vita, per me non è una cosa difficile. Storia di una buona integrazione che non possono far dimenticare i tanti problemi, primo tra tutti quello del riconoscimento della cittadinanza ai figli degli immigrati. Pur non abbandonando mai la loro, in fondo, cultura, identità di altri paesi, però è troppo evidente la loro presenza, tra virgolette, italiana, per non pensare che culturalmente siamo ormai arrivati al punto in cui è necessario una cittadinanza nuova per questi bimbi.